Allora, da appassionata, devo dire che ho sempre amato il cinema, soprattutto però il teatro, per cui io ho cominciato a lavorare in teatro dall'età di 12 anni e dall'età di 14 comunque faccio attività teatrale stabilmente. Poi inseguivo sempre un po' questa magia delle voci, ero più che un'appassionata, forse anche un po' come certe persone che ora magari ti avvicinano, che ti fanno le domande, vogliono sapere cos'è la sala di doppiaggio. In realtà, una volta che mi sono trasferita a Roma, ho conosciuto appunto delle persone che facevano doppiaggio, quindi ho imparato anche questo mestiere. È stata un po' una scommessa, un gioco, poi è diventato un mestiere vero e proprio e ora lo associo sempre all'attività teatrale, per cui mi divido tra il teatro e quindi palcoscenico e la sala di doppiaggio, equamente. Bene, è un'attrice con la quale ho affinità, nel senso che non mi è difficile doppiarla. Anche a volte ti capitano dei personaggi o comunque degli attori con i quali fai fatica a entrare in sintonia, a respirare come loro, quindi devi lavorarci un pochino di più. Con lei è stato tutto abbastanza semplice. Poi ho cominciato con lei con Charlie's Angels, che è stato anche un po' un gioco, un divertimento, perché il film era divertente. Eravamo in sala io con le mie amiche Eleonora De Angelis e Rossella Cervo, per cui eravamo le Charlie's Angels. Dopo averlo visto per tanti anni in televisione, è stato un divertimento, quindi è stato un approccio semplice. Cambia la persona, cioè ogni persona è a sé, poi indipendentemente dal tipo nazionalità, dipende un po' dal tipo di recitazione. Probabilmente se devo trovare proprio una caratteristica, insomma, le donne asiatiche devono essere molto guardate, forse molto più delle donne occidentali, perché comunicano qualcosa attraverso lo sguardo. In realtà noi guardiamo sempre gli occhi di chi doppiamo per capire interiormente che cosa passa. Loro vanno forse analizzati un pochino di più perché hanno un che di enigmatico, o perché forse probabilmente a noi è un po' più ignoto. Diciamo questo dono, che prima non ritenevo tale, di modificare la voce, di modificarla e di lavorarla a seconda di quello che faccio. E prima io ritenevo che questo fosse un handicap, nel senso che sono cresciuta anch'io con il suono di voci assolutamente Riconoscibili. riconoscibili e molto forti, per cui ritenevo che questo fosse un difetto. In realtà, doppia sempre più oggi con una linea legata all'originale sempre più potente. Allora è diventato invece una carta vincente, quindi non hanno difficoltà molti direttori a distinguere i suoi ruoli di giovanissima o i suoi ruoli di non più giovane, come su ho doppiato lei in Valiant's War, che è un film sulla seconda guerra mondiale, e quindi l'ho doppiata in quell'occasione ed devo dire che lei è sempre un piacere doppiarla. Ecco, forse è una delle attrici con le quali sono in assoluta proprio sintonia, probabilmente magari perché è un'affezione, visto che è stato anche uno dei primi ruoli importanti che io ho fatto, visto che comunque recentemente che io insomma, mi sono affacciata non dove doppiare. Sì, lei è un'attrice che mi piace doppiare, quindi io mi sono molto emozionata. E tra l'altro questo ruolo stupendo che lei aveva di narrazione della storia di quest'uomo che poi scopre essere suo padre, è stato quasi straziante. Quindi,
credo che sia un'attrice molto intelligente, molto ironica, ha una fortissima ironia che sopperisce spesso a quello che può sembrare una sua assenza di mobilità, insomma. In realtà è un'attrice con molto spessore, quindi lei lavora su delle linee e comunque su dei toni molto sofisticati e tra l'altro credo che lei abbia una filmografia anche molto interessante. Lei l'ho doppiata in Secreto di Vero Confusione, sono due film interessanti dove lei esce come un'attrice secondo me molto forte, straordinariamente forte, e mi piace doppiarla. Nel Cavaliere Oscuro anche mi è piaciuto doppiarla, perché poi tra l'altro quando dà questi film indipendenti piccoli, tutti fatti di grandi dialoghi, e si passa poi invece a un film di quella dimensione, insomma, il passaggio è interessante. E a me è piaciuto doppiarla anche in quell'occasione, anche se era inevitabilmente un ruolo molto dimesso, molto triste, molto... ricordare Marisa Tomei. Marisa Tomei è un'altra attrice con la quale mi trovo assolutamente in sintonia, un'attrice che invece ho doppiato svariate volte, ma che è meno famosa, che è Eliana Douglas, che ha questi caratteri sicuramente molto donna, molto forti. Grande attrice di commedia, e quindi anche questa è l'occasione.